noi non volevamo diventare famosi. Prima era tutto più artigianale, più basato sulla passione. Non sapevamo cosa poteva aspettarci, no? Non ho niente da dimostrare, partito da zero. Fatto da solo, posso mostrarmi come sono davvero. Per come eravamo fatti noi prima, la major era il nemico. Il management che ti voleva parlare di qualcosa era comunque qualcuno che ti voleva in qualche maniera fottere qualcosa, non che ti doveva aiutare. Adesso mi sembra quasi che tutti i ragazzi vogliono arrivare al successo perché sanno quello che è il traguardo, no? I soldi, la fama, i vestiti, le macchine. Prima noi eravamo molto più inconsapevoli rispetto ai ragazzi di ora. Eravamo appassionati di rap e facevamo il rap, punto. Non è che noi ci abbiamo mai avuto un approccio alla musica in direzione di andiamo a fare i soldi con sto singolo. Mai, una volta. O manco ora. Io sono emerso con i Club Dogo perché ai Club Dogo sono arrivati in un momento dove il rap era completamente in caduta. Noi non avevamo proprio un background hip hop, cioè noi eravamo più che altro dei tamarrelli. Però eravamo molto diversi da quelli prima di noi e soprattutto parlavamo di cose molto diverse. Del booster, della tuta, della droga. Ho ancora quella tuta bianca, sporca con i segni della panca, quella dei novanta, scopa in piazza in bocca, una canna tanta. Di queste cose qua, che poi alla fine erano semplicemente le cose che avevano i nostri coetanei. Adesso il rap è il genere che va di più. Quando ero piccolo era proprio una cosa incredibile, no? Essere in major era molto più raro, molto più esclusivo di adesso, essere in major, soprattutto per un rapper. Io mi ricordo, guardavamo Fibra e i Dogo e ci sembrava incredibile che fossero in major, quasi un obiettivo impossibile da raggiungere. Il mercato è veramente saturo adesso, di trap, di tutti i vari sottogeneri della trap, il che è un bene da una parte, perché ovviamente si sa che quando ci sono dei grossi artisti seguiti da dei medio grossi artisti, comunque c'è più possibilità per chiunque, no? C'è un'attenzione dei media, un'attenzione del pubblico verso il genere musicale. Io non ho niente contro la trap, anzi figurati, a me piace, ascolto, cioè, e lo faccio anche. Il mio punto di vista è che non si può fare una sola cosa, a meno che tu non ti definisca proprio un artista trap, punto e basta. Però devi accettare che se un giorno questo fenomeno della trap scemerà, devi accettare che poi la tua carriera andrà giù, perché il fenomeno è un fenomeno che ha un ciclo di vita che ha qualche anno, devi sapere evolvere se vuoi restare. Il problema, secondo me, di molti artisti, soprattutto giovani, è che proprio non pensano al futuro. Loro pensano che il momento che magari stanno vivendo adesso sarà per sempre, e non è così. Esco in tuta, sto nuovo quartiere, non mi rappresenta, parlano un linguaggio d'altre parti sconosciute a me. Se vede che non sono d'este parti, dalle mie parti strillano per strada. La base per me è fondamentale, si è alzato molto il livello. Cioè, prima era difficile pure trovare una maniera per fare questo tipo di musica, che non era un tipo di musica del tutto italiano. Ci sono voluti un botto di anni per capire il rap come si faceva, attraversato varie fasi. Le basi pure prima erano di legno, comunque sentivi ste basi, cioè la radio, prima ancora di sentire le cazzate che scrivevi e non gli piaceva il rap, dicevano: questa cosa non la posso mettere in radio, senti come suona, poi è piatta. Ora quello che non c'è sicuramente è questa ricerca per forza di un testo, di una citazione che potesse smuovere qualcosa in qualcuno in particolare. Mo c'è sta la ricerca del ritornello che ti entra in testa fino alla morte, che c'ha quelle 3-4 parole chiavi che lo rendono figo in quella maniera, e la strofa quasi è secondaria adesso, cioè quello che dicono nelle strofe. Per come era per noi, era il nostro 16, era la nostra strofa, quella cosa importante. Poi il ritornello è sempre alla fine: che palle, regà, dobbiamo fare il ritornello, che io fa, fallo te, io non so buono. A noi ci interessava, ognuno voleva dire la cosa sua, che voleva, c'aveva quella citazione in mente, c'aveva quella cosa da dire. È proprio un approccio alla musica diverso, e tu cerchi quelle 3 paroline che ti danno il tormentone, mentre io mi faccio tutto quell'atto film di scrivere la storia così. E volevamo cercare una sonorità, un modo di scrivere che potesse essere diverso da quello che c'è in questo momento in Italia. In questo momento il trend principale è quello della trap. Invece noi volevamo fare una roba come Taurus, come Tim, come me, Mars. Volevamo fare una cosa che fosse rap, che fosse hip hop, cioè che la senti, non può essere altro, questo hip hop. È l'hip hop fatto da Ernie. Prendo la vita per i fianchi così la bacio in bocca a te. Ti
sollevo per le orecchie come una copa, sì, foto maggiorata dal vivo solo una copa. Volevamo prendere degli elementi che potessero essere compresi sia da un pubblico un po' più adulto che magari avesse seguito l'hip hop nei primi 2000, sia da un pubblico giovane, e abbiamo cercato di unire questi due mondi. Quindi ci sono dei pezzi che sono assolutamente, chiamiamoli così, fresh club, è una roba da ballare, il ragazzino la capisce. Però poi c'è la citazione al Course One, a The Sound of the Police, quindi anche chi è un po' più grande dice ok, questo lo conosco, questo lo so, ho capito cosa sta citando. Abbiamo fatto tutto questo percorso, no, di ricerca del suono che potesse rendere il progetto unico e quindi il progetto Hernia diverso da qualcos'altro, da quello che è la tendenza, da quello che è il filone principale in questo momento, la wave. Non l'avrei mai detto ai tempi, non l'avrebbe mai detto forse neanche lo stesso beatmaker, anche il più sognatore. Invece ci siamo resi conto poi con il passare del tempo che è fondamentale, ma perché ci sono alcune cose a cui l'artista non può arrivare, musicalmente e non, e questo supporto non può che far sì che poi i progetti diventino ancora più unici e ancora più caratteristici. Al passo ci sto, da un po' un salto nel vuoto scendo. Penso che in realtà chiunque sia unico, no? In questo periodo storico effettivamente c'è del ripetersi, quindi c'è un mondo che va maggiormente, c'è una linea che viene presa un po' più in considerazione, quindi è facile che poi gli artisti si assomiglino. A me è venuto naturale fare quello che poi sono e fare quello che mi andava di fare musicalmente e poi anche a livello di immagine, eccetera. Sono molto legato a questa unicità che penso abbiano notato in tanti. È una cosa naturale però, che non ho cercato ovviamente, sennò forse si sarebbe visto. Tu sei la cosa più bella che abbia mai visto, i tuoi capelli ricci mi stanno coprendo il viso, prendimi per mano, portami in paradiso, non abbiamo età, abbiamo già vinto e... Dopo tanti dischi, per dare qualcosa di nuovo alle persone, anche a me stesso, c'era bisogno di un'evoluzione. Almeno stilistica, unire tanti stili e mettere insieme un album completo non è una cosa da tutti, ma non solo in base all'età, ti dico, non solo perché io sono un pochino più grande. Alcuni ragazzi della generazione dopo la mia non hanno mai manco sentito un assolo di chitarra, cioè, capito? C'è proprio una differenza culturale e di interessi, perché proprio il focus e gli obiettivi che gli artisti si pongono oggi di sicuro non sono quelli che ci poniamo noi. Cioè adesso è tutto in base ai like, è tutto in base a Instagram, la fama, a loro magari non importa neanche quanta gente venga veramente ai live, basta che si superano i 100.000 like su Instagram. Di conseguenza, come può un ragazzo che cresce con questa mentalità qua apprezzare dei dischi jazz o dei dischi di blues o che ne so, ma anche hip hop però fatti da artisti che magari vogliono comunicare qualcosa invece di essere solamente trendy. Quindi ci sta secondo me proprio una differenza di approccio alla musica e soprattutto c'è una differenza di messaggio. La maggior parte dei ragazzi adesso non vogliono avere neanche un messaggio, vogliono solo essere cool. Io appartengo ancora a quella scuola degli artisti che vogliono comunicare. Per tutta la noce, penso al modo per andarmene. Ballo un mambo con la morte, giro Santa Maria per rinascere. È importante che uno riesca a distinguersi, è molto più difficile secondo me riuscire ad affermarsi nel tempo, ci vuole più pazienza. Se fai tutto al volo apparire molto facile oggi e quello ci riescono tutti. E questo hip hop alla fine, ora che si sta ingrandendo così tanto, che è anche una moda per tanta gente, è il momento che qualcuno faccia capire che questa è cultura ed è un tipo di musica strarispettabile, straseria e che ci sono cose diverse da poter ascoltare, non fare tutta l'erba un fascio. Magari uno guarda un artista e dice non mi piace il genere, in realtà il genere di oggi sta nascendo ora. Secondo me nel giro di 2 o 3 anni si assesterà la cosa e rimarrà chi veramente ha voglia di fare musica, la passione per questa roba. È stato molto difficile emergere in un mercato che sta diventando adesso saturo. Diciamo che se avessimo mollato, cioè da subito all'inizio, ci sarebbero stati comunque degli alti e bassi. Adesso sto iniziando a emergere un pochino di più. E ho la possibilità comunque di dare spazio anche ad altre ragazze che comunque vogliono fare questo mestiere qua. Bagniamo con la saliva tutte le cartine, scopami forte fino alla fine, fumami addosso, stimolami le endorfine. Quando tu fai una cosa che si distingue dalla massa è facile emergere. È difficile emergere secondo me quando tu fai una cosa che è più piatta. Magari fai una cosa diversa, la gente ha difficoltà nel capirla all'inizio, però comunque se è una roba figa, suona bene, una musica fatta bene, se è anche una novità, prima o poi spacchi.
musica e lo streetwear adesso sono praticamente una cosa sola. I teenager vedono nel musicista un simbolo, un'icona, e quindi tutto ciò che indossa, tutto ciò che fa per loro è un esempio, per loro è qualcosa da seguire. La formula estetica di adesso è un po' come la trap, no? Soprattutto in Italia, è proprio uniforme. Di gente veramente e sinceramente stilosa ne vedo poca. Per la maggiore sono dei manichini che sanno che si deve indossare quella cosa là e si compra quella cosa là. C'è più ricerca del personaggio che la ricerca stilistica di quella che dovrebbe essere la tua professione. Il personaggio tende anche come outfit, come... no? Cioè, se no sei tagliato fuori, se non... Ma soprattutto per i piccoli, se non sei standardizzato, non vali niente. Tu devi essere uguale a quel gruppo, diverso dagli altri. Però comunque devi essere uguale a quel gruppo, se no non sei accettato da quel gruppo. Mi sembra che siano tanti eroi del wrestling per i ragazzini di 10-12 anni, no? Quello rasato col tatuaggio in faccia, quello super muscoloso, quello un po' più in carne. Follow me, follow me, follow me. Fugo da stimoli scomodi, gioielli addosso con ste nuove Nike, gomme sbriciolate a terra fanno sca. Credo che siano due mondi che vanno di pari passo fino a un certo punto. E ti rendi conto che fare musica troppo bella può essere sminuito dal fatto che uno non appaia grosso come la musica che fa. Se faccio una canzone bella e non gli metto un visual dietro, quella canzone ha meno significato di una canzone che ha meno impressore artistico, però è messa giù in una maniera comunicazionalmente, se si può dire, corretta. Il target di clientela è molto cambiato. I teenager sono adesso il nostro primo cliente, mentre all'inizio eravamo visti come un negozio al quale si avvicinava il trentenne. Adesso ci sono gruppi di ragazzini che vengono qui e lo vedono come un posto da visitare piuttosto che come meta per comprare qualcosa che loro desiderano. Purtroppo una mia idea in merito, troppo spesso questo tipo di cultura viene vincolata a livello musicale per lo spessore che hanno appunto questi artisti in questo momento in Italia. Viene associato l'artista a un brand o a un fenomeno che è addirittura magari lo streetwear, no? La street culture secondo me è molto di più, la musica fa parte di essa ma non riguarda solo ed esclusivamente questo, quindi dire trap uguale cultura streetwear urbana è un po' riduttivo come termine. Sicuramente hanno portato un minimo di curiosità all'interno di questa fascia di giovani che prima non avevano assolutamente cultura, non che oggi ce l'abbiano, ma comunque hanno sotto il naso molto più facilmente questo tipo di prodotti. Bene ha fatto, adesso ci sarà una selezione credo naturale come succede sempre nelle cose. Se quella scarpa viene presentata in maniera mediatica molto forte, ha un effetto come uno tsunami. Se la presenta quella data persona, è un simbolo per le masse e colui che la presenta è un modello da seguire. E non possiamo farci niente. Non è troppo difficile fare un pronostico se un prodotto potrebbe funzionare o meno. Se ad oggi un brand potrebbe scegliere quale prodotto mandare sold out e riuscirci in maniera anticipata se si muove bene con la comunicazione, anche solo esclusivamente da Instagram. È un mercato completamente manipolato da chi sta sopra, un po' diciamo facendo leva soprattutto sui nuovi appassionati che, capendo poco, acquistano secondo quello che fanno passare per più figo, più esclusivo, più limitato. Sono pezzi limitati, andando sold out in pochi secondi acquistano di valore. Questo che facciamo qui dentro è proprio accaparrarci questi pezzi e poi rivenderli poi a prezzi diciamo più alti, però non prezzi che imponiamo noi, ma prezzi che si trovano su siti che analizzano proprio l'andamento di questi oggetti. Dici non so che mettere, l'ego fa bene, sono solo tre lettere. Ci pensi mai, è triste da ammettere, a volte sembrare è meglio che essere. Forse siamo stati i primi giovani a fare una pseudo trap, una proto trap in Italia. Siamo stati i primi ad avere quell'immaginario lì, l'immaginario dei vestiti, l'immaginario dell'autocelebrazione. Ora tutti lo stanno facendo. Noi l'abbiamo fatto nel 2012, l'ho fatto 6 anni fa. Per me non è già una roba vecchia. E la stessa cosa ho detto, quando tutti fanno questa cosa qui, tutti fanno quel mondo del far vedere l'ice, ti dico, no. Io devo fare un'altra cosa, perché non è bello, cioè se lo fanno tutti è moda, io faccio questo invece. Io devo essere speciale per fare sta roba, perché la gente mi deve ascoltare? Perché Ernie è unico, dovrebbe essere un ragionamento di ogni artista, no?
Ogni artista dovrebbe dire perché uno mi dovrebbe ascoltare, oltre al trend, oltre alla musica, perché tu ascolti quel rapper piuttosto che l'altro, perché quello per te è speciale. Se non è speciale, vabbè, ma allora non stare neanche qua a fare la creazione artistica, tutte quelle palle lì, stai cercando di portare a casa la pagnotta, lo fai per 2 anni e poi ci salutiamo, così fondamentalmente. Io preferisco essere una persona semplice, che però ti riesce a colpire più con la musica che con quello che ha addosso. L'ostentare è anche una scelta propria. Io cerco di non ostentare mai perché voglio che i miei fan possano avere accesso a tutte le cose comunque che io mi metto, che indosso o con cui comunque ho a che fare tutti i giorni. Di comprarmi una maglietta da 1.000 euro potrebbe mettere in difficoltà i miei fan. Il fatto che possono lavorare un mese o andare a rubare i genitori o fare altre 1.000 cavolate per strada per potersi permettere una maglietta da 1.000 euro che 3 giorni dopo non ti cambierebbe la vita, non ha molto senso. Il tuo flow ce l'hanno tutti, il tuo flow è dolce cabana, scaglia una pietra, scagliami un'altra, che mi faccio un'altra collare. A me piace la moda intesa come espressione della propria personalità e mi piacciono le persone che hanno personalità. Seguo tutti i brand, apprezzo la creatività di quelli grossi, di stilisti, non sono la persona più informata al mondo sulla cosa, però ho una mia piccola cultura a riguardo, ma io vado per la personalità, vado per lo stile, non vado per il nome del brand, capito? Io preferisco comprare le mie cose nei mercatini vintage e unirli a che ne so, a una giacca di Prada. Se vedo una persona che ha le Balenciaga triple S, la tuta della K, il borsello della Gucci, per me non è altro che uno che va su le pagine Instagram best fits ever e si copia la fotografia. Non è una persona stilosa, è un follower di un trend. Cioè questo fatto di essere cool, capito? Ma che cos'è cool? Tu sei ignorante, non sei cool perché tu non conosci tutto il resto. Sono i nuovi paninari, sono i nuovi modaioli che si devono vestire con determinate marche, il borsellino in un certo modo, la cappa, la cosa, ed è tutto chiuso in un immaginario che se sbagli scarpa non gli appartieni. Questa cosa qua è cool per 2-3 settimane, ma poi finisce perché non c'è un'evoluzione, non c'è un'apertura mentale. Allora è questa la cosa che un po' mi dà fastidio, questo fatto di essere molto chiusi. Sono sempre vestito così, tipo Dylan Dog, niente. A me mi è sempre piaciuto questo stile, questo sempre un paio di Jordan, sempre vestito cappelli, felpe, Gore-Tex, giacca North Face e poi il blue jeans, cioè sempre vestito così da sempre. Però ci stanno per dire per cacco, io mi rifacevo, che può essere un modello, mo te faccio uno su 1.000, Method Man Wu-Tang. Method Man e il Wu-Tang è il tipo che appena ha cominciato a variare un pochetto la roba, il look dei rapper nel tempo, era uno di quelli di più che si accaniva contro i tipi con gli skinny jeans, no? Per dire, per lui era una cosa, ah no, skinny jeans, io non so, un tipo da skinny jeans. Per dire, e quello era un punto che magari noi avremmo dovuto fare la parte di quelli come i vestiti, che magari uno glielo può pure dire verite, perché comunque lo sai che a me non mi ci vedrai mai quei boccoli e il pullover rosa. Questi, il sogno della vita loro era riempirsi di gioielli e di roba fosforescente, quindi non si sentono a loro agio se non c'hanno 1.000 accessori, capito? Cioè se c'hanno un'apparizione, una cosa, se sono scordati gli occhiali da sole, il bracciale, l'orologio, quelli impazziscono. È figo perché pure una serata importante ci voleva sneaker mega figa, lucida così, l'ultimo cappello che è uscito di Gore-Tex, di Nike, quindi lo posso capire, ce l'ho la fissa, come no, da una vita mi compro miliardi di paia di scarpe e finalmente arrivato a un certo punto mi hanno cominciato a dare e ci ho cominciato a lavorare che non mi dovevo pagare. Ma prima di questo mi sono comprato valanghe di scarpe, cioè se c'avevo 1.000 lire andavo a comprare scarpe. Da quanto ho visto poi il rispetto non si compra con i like, c'ho un paio di nemici per ogni paio di Nike. Ma una cosa che nel rap c'è sempre stata, di essere flashy con la roba più figa ultima che c'hai, siano le Timberland o il nuovo giacchetto per qualcuno o il braccialetto a cavezza per un altro, è figa quella cosa, parte del rap. Non ero informato e non ero neanche interessato sinceramente poi a questa cosa del vestirsi, dell'estetica, che però caratterizza molto quell'artista. Diciamo che entrando nel mondo ho iniziato a conoscere e a capire che
che io stesso potessi essere un po' appassionato. Non ha per me questa grande rilevanza, non è nemmeno tra le prime 10 cose a cui devo pensare. Diciamo che adesso, in questo momento, posso permettermi di ampliare poi quello che è il tutto, aggiungendo anche questo pensiero, tra virgolette, questa cosa del vestirsi, dell'estetica. Ero talmente però preso, e sono comunque talmente preso dalla musica, da quello che voglio dire, da quello che voglio far passare come messaggio, che proprio non ci pensavo, e questo si è visto per parecchio tempo. Questo non vuol dire che a me non piaccia vestirmi bene o mettermi quella particolar cosa. Se parliamo di artista, che cosa forma un artista, non è questo. Ed è un peccato, secondo me, dare così tanto valore a questa cosa. Però poi a una certa era inconsapevoli fare finta che tutto questo non sia accaduto, ok? E che i soldi facciano parte, i vestiti facciano parte di questo mondo e anche dell'artista stesso. A me piace aver ideato questo trap tattoo, questo tattoo trap, perché solo linee da dare comunque un impatto, come la musica trap, comunque abbastanza cruda, ma violenta, d'impatto. È venuto tutto molto, molto, molto naturale. Ho iniziato a fare i primi tatuaggi ad Arturo, e lui in primis proprio ha cominciato a dire: no, fanculo il tradizionale, non voglio le solite cose, facciamo una cosa nuova, facciamo questo, fammi una scritta come le fai te, fammi vedere, si disegna, facciamo un po' di disegno, facciamo una scritta così. Ho preso le mie medicine ma non sento l'effetto, sto seduto in piedi sul bordo del letto. Ho voluto dare un'impronta sicuramente diversa al tatuaggio e più personale, ovviamente aiutato dalle persone disposte a farsi questi tatuaggi, perché in un'epoca di cambiamento devi sicuramente avere grande carisma. Hai i tatuaggi in faccia che faccio adesso, li porti se non hai paura dei giudizi degli altri. Negli anni 90 c'erano i tribali, è figlio di quella cosa, proprio credo della cultura trap a questo punto, cioè il tatuaggio in faccia, sono tutti tatuati in faccia, tutti. No, non è cultura dei tatuaggi, è proprio, fa parte secondo me del costume del mondo trap. Sicuramente, perché è una generazione più veloce. Prima diciamo che c'era più il bisogno di aggregarsi, quindi il tatuaggio ti facevi più una cosa uguale per aggregarti ad altre persone. I tatuaggi se li facevano i delinquenti per riconoscersi tra di loro, i marinai per riconoscersi tra di loro. Adesso lo vedo più come una cosa per uscire fuori da questo gruppo, dal gregge. Quindi io mi tatuo per essere io diverso. Poi alla fine è tutto ciclico, quindi pure una volta che uno lo fa per ribellarsi, poi ci sono tutte altre persone che lo fanno anche per appartenere a quel gruppo della gente che si ribella. È solo appunto la wave, il momento. Negli anni 90-70 si faceva un tatuaggio di Vasco e i genitori dicevano: che ti sei fatto il tatuaggio di Vasco? È solo perché i tempi cambiano e la gente non capisce che, cioè, magari fra, non so, 20 anni, se la teniamo da un'altra parte del corpo, andrà di moda tatuarsi tutti sotto i piedi, non so. Io all'inizio dicevo: ah, non capisco, adesso sinceramente capisco e non sono più neanche contro, cioè è una cosa che fa parte di quel costume, è come per i punk avere la cresta, per i metallari avere il chiodo e le borchie, che poi vuol dire non tutti ce l'hanno, però è una cosa che è normalmente ormai accettata all'interno di quell'ambiente, la scritta in faccia, è così, punto. E poi chi si fa a prendere, cioè... Scappa la frizione a qualcuno, no? Sì, a qualcuno scappa la frizione, però, cioè, nel senso, io posso mai parlare contro i tatuaggi. Io sono un contrario, perché in realtà loro sono tatuati tutti solo dove si vede. Io sono tatuato, però, in realtà, io se non lavorassi in televisione, probabilmente sarei caduto anch'io nei tatuaggi in faccia da mo. Dicevano che due portava male, ne ho fatti 200 per non sbagliare. Fra te non sai che stile, non sai che male. Ai tatuaggi, i tatuaggi... Sempre mi piaciuti i tatuaggi, da sempre. Quando mia madre aveva un libro di tatuaggi a casa che io guardavo da sempre da ragazzino, mi ho sempre sognato di tatuarmi. Mi piacciono un sacco, però manco voglio riempirmi tutto, cioè, dice, no, ma infatti non troppi, sono 7-8, cioè, non so, abbastanza tranquillo, non so, pieno di tatuaggi. Mi piacciono anche averli un po' sparsi, mi piacciono quelli in bianco e nero, più che sul colore, c'ha un po' dei gusti particolari. Essendo stato un tatuatore e amando i tatuaggi,
Nel senso, non è che per me in sé per sé che ti tatui la faccia, con tutto che ti dico la verità, 10 anni quasi di tatuaggi che ho fatto, non ho tatuato manco una faccia e me l'hanno chiesto in tanti. In tanti mi hanno chiesto le mani, i pischelli dei 18 anni, io ho detto pensaci un attimo. Magari uno mi ha ascoltato pure dicendo che palle, oh, no, fa da un altro, io non te la faccio. Te lo dico, ma non per niente, perché te la posso fare, c'hai 20 anni. Però magari ti puoi scrivere una cosa, muori giovane sulle mani, una cagata del genere, che tanto lo sai che fra 10 anni nulla pensi più, cioè o sei morto là, sti cazzi. Però tante volte sono capitate cose amare. Mi scrivi questo, mi fai questo sul collo, ho detto di no. Quindi a me non è che poi mi pia così tanto male il fatto del tatuaggio in faccia. A me mi pia male che si stia facendo i tatuaggi di merda. Cioè, proprio fatti male. Di tecnica fatti male e di disegni brutti. E dico, cazzo, devo fare una faccia, stanno i tatuatori così bravi. Ma dato almeno devo fare una scritta, ma fatela, fa da uno che la sa fare una scritta in faccia. Cioè, quello dico io, ti fa fare una scritta in faccia da uno che non... Le vedi scoppiate, tutte fatte male, cioè... Quello è uno sfregio proprio, che ti puoi fare in galera in Russia se sei impazzo. Ti fai una scritta fatta bene, delicata, da uno che lo sa fare, oppure figa, a me piace. Cioè, le cose che gang, quelle, becchi qualche cigano che hanno le scritte in faccia fatte bene, sono pure fighe. L'idea del grills in generale mi è sempre piaciuta fin da piccolo, quindi avevo cominciato a avere questo sogno di portare ciò che lo stereotipo americano qui in Italia. Con le basi di odontotecnica che avevo studiato e che ho approfondito nel mio lavoro, ho cercato di creare un protocollo lavorativo per poter realizzare questi gioielli dentali. Lo stereotipo appunto che si aveva del grills in America era il grills appunto un po' rude a livello proprio dell'immaginario americano, mentre noi abbiamo cercato di dargli sempre un tono più fashion e luxury, perché come nel tatuaggio, il tatuaggio era inizialmente visto come una roba da carcerato, insomma da rude e quant'altro, invece adesso è diventata un po' più artistica. Lo stesso obiettivo che continuiamo a rincorrere è questo. Essendo stati pionieri di questo fenomeno del gioiello dentale, siamo stati anche un po' precursori parallelamente anche con la nascita della trap in Italia, e questo è stato un grande vantaggio dal nostro punto di vista sicuramente, perché nello stereotipo appunto della musica trap il fashion, il luxury, tutto ciò che ne concerne la moda, i vestiti, i gioielli di per sé hanno aiutato noi nella nostra crescita soprattutto aziendale e appunto nella crescita anche della realizzazione di diversi modelli che abbiamo realizzato per diversi artisti della scena trap in Italia. E diciamo che i rapper di adesso sono molto barocchi, almeno per l'Italia è un qualcosa di particolare, perché in realtà già nei 90, cioè, non è una roba nuova nel mondo del rap, una roba ormai è proprio un qualcosa di esteticamente, cioè la collana chi ce l'ha è il rapper. È proprio uno status symbol del rapper, la collana o il bracciale o l'orologio, l'anello. Io in realtà sono un po' più sobrio, sì, ma sai, è una roba di gusti, non... ma di farti vedere a tutti come magari c'ho qualcosa che costa tanto ma non lo noti neanche, non... quindi non è, è solo una questione mia di gusti, non sono interessato a dover spiattellartelo in faccia, ovvio che a me piace l'orologio, ovvio che a me piace la... cioè, loro piace a tutti, cioè... cioè, è bello, è una bella cosa, però non c'ho la cosa di dovertela mettere così davanti agli occhi, non mi interessa. Quando ha preso forma il progetto Mida, ci siamo resi conto che molti rapper che conoscevamo, esattamente come Matteo, erano nati e cresciuti con un determinato tipo di musica, vedendo gli stessi video su MTV, quindi avevano un immaginario inerente al grill. In Italia, non facendo parte della nostra cultura, non era ancora stato toccato, quindi per quanto ci fosse una piccola domanda in Italia, era più che altro magari un feticcio. Quando abbiamo contattato i primi rapper, si sono mostrati inizialmente tutti entusiasti per l'idea e il progetto, quello indubbiamente. Qualcuno aveva qualche remora perché diceva
guarda, non vorrei essere quello che fa il di più, non vorrei essere il troppo, ma l'idea in verità è molto bella. Tutti i miei idoli, quelli da cui ho preso spunto per cantare in America, ce l'hanno sempre avuto. Sei un pischello, guadagna col rap, guadagna coi live e sta in fissa e se vuole comprare 200 Rolex. Bella chicco, cazzi tuoi, c'è un buon investimento, comunque l'oro non scende mai, gli orologi non scendono mai, cioè roba che decolla, che ti ritrovi qualcosa. Sicuramente è meglio che te li fumi tutti quanti in canne o che te li bevi al bar o che te li spendi a mignotte, quindi almeno ti rimane qualcosa. Succede che una sera incontriamo Sfera, gli proponiamo questa cosa, ci presentiamo, gli proponiamo questa cosa. Sfera all'epoca non era lo Sfera di oggi, assolutamente. Lui rimane entusiasta del progetto e potremmo forse dire che lui è stato il nostro primo vero supporter. Da lì abbiamo creato una sorta di rapporto che tuttora procede, va avanti nel migliore dei modi, con richieste sempre più pazze, giustamente. Magari un cinquantenne, per esempio, che mi guarda, che non ha mai ascoltato la musica, che mi vede con una collana di diamanti e mi dice: ok, va bene, tu sei il rapper perché il rap fa vedere che ci sono i diamanti e robe. È vero, cioè a me piace far vedere dove sono arrivato tramite il mio corpo, il mio personaggio, ci sta. E te lo voglio far vedere, però è esattamente come quando tu, dopo 5 anni che lavoravi, ti sei comprato il primo Rolex, capito? È la stessa identica cosa, non cambia niente. Tu ti sei comprato il tuo Rolex perché ti sei fatto un culo così, hai lavorato 10 anni, 15 anni e sei arrivato da tua moglie a casa e gli hai detto: guarda che mi sono comprato il Rolex. E tua moglie era contenta, capito? Tu hai fatto capire il messaggio a tua moglie magari e io devo far capire il messaggio a un nuovo ascoltatore. Se la domanda è appunto perché il ragazzino dovrebbe volerli, semplicemente perché io a 14-15 anni li volevo, ma in Italia nessuno li faceva. E appunto paradossalmente mi sono messo io a farli per averli pure io. Il ragazzino lo vuole perché il suo idolo ce l'ha. Il ragazzino lo vuole perché ogni generazione di ragazzini ha avuto il suo simbolo feticcio, no? Il paninaro negli 80 aveva il Moncler e le Timberland, poi c'è stata la moto, poi c'è stata l'orecchino, poi c'è stata cose più o meno costose. Quello del periodo è il Grills. Ci si rende conto di quanto il Grills sia diventato un fenomeno di costume talmente forte che ha soppiantato in alcuni casi il motorino, che è culturalmente, storicamente, tradizionalmente quello che ogni ragazzino sogna arrivata a una certa età. È anche bello credere che un ragazzo giovane capisca l'importanza e il valore che ha un oggetto in oro o con pietre, comunque lega preziosa, ecco. È un po' come se fosse la catenina 2.0 del compleanno. Io ho notato una cosa nel pubblico. C'è stato veramente un refresh di pubblico, sono cambiati, sono nuovi giovani, diversi, che guardano molto più internet. È un genere di musica in cui artisti di riferimento usano molto i social, ostentano, quindi è perfetto per quella roba lì, soprattutto da quando sono arrivate le storie. Cioè, le storie sono la morte sua con la trap, con queste cose qui, no? Fai vedere, sono sulla macchina, c'ho l'orologio, c'ho la collana, vedi come sto spaccando, ecco il concerto. Va bene, si applica a qualsiasi genere musicale, ma in un genere ostentante come quello è perfetto. Sicuramente una grande parte del successo della trap in Italia l'ha fatto il picco di Instagram. Per la trap, la TV tradizionale generalista non è così importante, anzi abbastanza rilevante. Non tutti gli artisti della trap vanno in radio, ci sono soltanto quei 2 o 3. La promo la fai su Instagram, le storie di Instagram sono naturalmente il perno dell'attività di cui l'artista inizia ad annunciare attraverso le storie che sta facendo un album, che c'è un singolo nuovo, c'è il famoso swipe up, no? C'è la storia con l'artista che dice: ascolta, swipe up, e quindi il fan in realtà con questo movimento accede al singolo sostanzialmente. Ma puoi avere anche 200.000 persone che fanno swipe up in un'ora, e quindi la forza promozionale è già di per sé quella del social dell'artista. Stanno su Instagram, hanno il collegamento diretto perché Facebook non ha questa capacità. Quando è esploso Instagram ti permette di vedere
persone dall'altra parte del mondo. Facebook no. Instagram è molto più immediato. La nuova generazione di ragazzini, di giovani, guardano Instagram, non guardavano Facebook. E quindi erano in collegamento con persone dall'altra parte del mondo, si sono accorti che tutti ascoltavano già il rap. Il ragazzino italiano ha detto, allora anch'io devo ascoltare rap. Se negli USA si ascolta rap, se in Francia si ascolta rap, se in Germania si ascolta... E allora tutti hanno cominciato ad ascoltare rap. Quindi il mercato è diventato molto più permissivo. Puoi fare veramente tutto ora con rap. Puoi fare veramente tutto. E questa cosa in realtà è stimolante perché dici, va bene, io lo faccio, faccio quello che mi piace, faccio quello che mi viene in mente, vado in studio, libero. Il pubblico è talmente ampio che ci sarà qualcuno che coglierà quella stranezza, quella particolarità, quella sperimentazione che io ho cercato di fare un pezzo, in un intero disco, in un mixtape, in un EP. Io sono felice che esistano, perché anche se stanno un po' rovinando questa nuova generazione che invece di vedersi al bar si incontrano in chat, i social sotto questo punto di vista stanno veramente fottendo il cervello di tutti questi ragazzini. Però dal punto di vista del business o della diffusione della musica, è una cosa eccezionale, perché veramente dà la possibilità di poter fare tanto. Io credo che un artista non riesca a dire tutto nei dischi, capito? Ci sono dei lati, o anche il modo in cui parla, le storie della sua vita. Un libro non se lo compra più nessuno, però se io facessi, che ne so, una storia dove racconto una cosa che mi è successa, arriverebbe un altro episodio della mia vita o della mia carriera a tutti, senza dover passare per forza per un metodo convenzionale come quello di un disco, di un libro, capito? È proprio di un'immediatezza esagerata e dà la possibilità a chi mi segue di vedere un lato di me che nessuno conosceva prima. Questa è la potenza del social, non la foto con i tatuaggi in faccia e con la maglia di Gucci. Dà la possibilità all'artista di esporsi a 360 gradi. Questa è una grande forza, ha influito tantissimo. E sono contento che le cose siano andate così. Poi dal punto di vista umano, poi sta la famiglia a non mettere l'iPad in mano al bambino di un anno. Oggi l'artista comunica direttamente con i propri fan. Prima era in qualche modo intermediato da un ufficio stampa, da una casa discografica, da un ufficio marketing, che in qualche modo veicolava la comunicazione e la strategia. Oggi la strategia per comunicare un concetto, un contenuto, il concept di un album, anche un singolo, è istantaneo, perché è un click, è un post su Instagram, è una storia di Instagram che può naturalmente fare ascolti superiori a un programma televisivo medio della televisione generalista. E quindi con questo concetto l'artista diventa un po' media di se stesso. E in qualche modo ergo al fan dei contenuti e non ha più bisogno di una mediazione, di un'intermediazione. Questa è una società in qualche modo uberizzata, c'è l'uberizzazione del mondo, quindi tutti hanno sempre un po' lavorato sul fatto di sul concetto di in qualche modo opporsi tra il servizio e il consumatore. In questo caso il consumatore può decidere di aprire Instagram e guardare cosa sta facendo l'artista. Tra queste varie piattaforme, Instagram è quella che mi piace di più. Con la storia Instagram è un modo veramente veloce, se ne fai un buon uso, nel senso puoi veramente comunicare a un botto di gente quello che vuoi, in pochissimo tempo e arrivi a tutti quanti. Cerco magari di fare delle storie quando sto in studio, quando sto in aereo, quando sto in macchina che fa ride, che c'è qualcosa che fa ride, perché a me piace guardare quelle degli artisti che seguo io, quindi penso che a uno gli piace. È un po' una sola, perché dici prima che cazzo facevamo, leggevi il libro, sentivi più una bella stai con la musica, scroll. Però comunque è figo, ti tiene pure aggiornato, cioè tante volte se ti interessa una cosa, quello è il modo più diretto per sapere una notizia a riguardo, quindi senso finché è così, è quando è tutta una reaction, un meme, una cosa, non mi piace. Anche perché con sta roba qua che sta sempre in primo piano, cioè questi veramente a un certo punto sono rincoglioniti, perché se stai tutto il giorno a guardare i meme, le reaction, la pagina dell'outfit, cioè diventi veramente un demente, decelebrato. A me questa cosa mi dispiace una cifra. E sarò un po' vecchio su sto punto di vista. Bello vedere che c'è interesse, è semplicemente il fatto che c'è interesse. Se un ragazzino non fosse interessato da cosa ti metti addosso, non farebbe mai la pagina degli outfit. Come non ci sarebbe tanta altra roba che
fa di questo movimento una cosa grossa. Ci sono più pagine magari di rapper che di tronisti. Le cose sono cambiate rispetto a 5 anni fa. E credo che anche lì comunque sia ci siano cose che valgono di più e che valgono di meno. C'è tanta roba che si vede che è fatta per moda. C'è invece tanta roba che secondo me ha un margine di crescita, tanti format che stanno nascendo adesso, che hanno un margine di crescita pazzesco e che saranno molto importanti poi nel futuro per questo genere musicale. Quindi è tutto bello e andiamo bene così finché tutti si interessano a questa roba. Anzi, più carne al fuoco c'è, più noi artisti possiamo farci valere. Epoche completamente diverse, due periodi storici completamente diversi. Non si deve dire meglio o peggio, perché anche ora, se utilizzi i social in un certo modo, puoi arrivare a dei risultati interessanti. Poi se decidi di fare lo stupido o di fare il cretino per diventare virale, è una tua scelta. Tu puoi anche usarlo per lanciare dei messaggi o per diventare una personalità rilevante, ma veramente, capisci? Quando c'era solo YouTube era ancora tutto musica. Poi sono nati YouTubers, le rap reaction, però portano tutta una linfa vitale a quello che è il movimento e la cultura. Ovviamente, purtroppo, ritorniamo sempre alla discussione che questa non è una cultura intrinseca dentro di noi e nella nostra cultura, e quindi ci sono solo persone che si cimentano e parlano di cose che in realtà non sentono loro e non conoscono davvero, perché tu non puoi criticare dei dischi solo perché sono 3 anni che ascolti rap e ti compri la tuta della cappa. Quello che mi dà fastidio è la superficialità e l'ignoranza di questi ragazzi che si vogliono cimentare in un nuovo approccio mediatico senza avere nessun background culturale rispetto a questo movimento che ormai c'ha 40 anni, capisci? E viene comunque da altro. E questa è la cosa che mi dà fastidio, non il youtuber, l'idea di essere un youtuber o della rap reaction, perché lo puoi fare anche bene. Abbiamo iniziato noi con una GoPro da 40 euro in un negozio e il montaggio video era semplicemente prendere la traccia audio e video, unirli, fare 2 botte di editing e via. Non c'era una musica di sottofondo, non c'erano tempi comici, era proprio... Naturale. Naturale. Dopo un anno, che ci sono stati scazzi molto pesanti con gli artisti, l'artista in sé ha capito che quello che facciamo noi è hype, è divertente, non punta a distruggere, e quindi per loro, come abbiamo parlato con la Darpollo l'altra volta, ci siamo chiariti dicendo, loro dicevano, raga, noi abbiamo capito dopo un anno che voi è hype, fate il vostro lavoro, ci becchiamo e ci si diverte. E questo tanta gente, inserendo l'editing, allora prima era veramente crudo il prodotto, insulti molto pesanti, non sapevamo neanche bene come. Ma all'inizio non lo facevamo solo per trollare, lo facevamo apposta, una sorta di buffone di corte, no? Che è l'unico che può prendere in giro il re, però intanto dicendo anche le cose che in realtà ci sono. Poi da lì, dai, abbiamo visto che si poteva fare meglio, farla più divertente, più pulita, senza per forza bestemmiare, che fa ridere solo i polli, quelle cose lì. Ed è diventato un lavoro. Il problema è sempre l'artista che si definisce artista ed è abituato solo a gente che gli lecca il culo, lo idolatra, quanto sei bello, quanto sei bravo, vanno a fare le interviste, ma come hai fatto a fare un disco così bello? Ma come fai a essere così figo? Ma me lo fai un freestyle? Cioè, quella non è un'intervista, non è una domanda. Quella è una sponsorizzazione, che va bene se fai la sponsorizzazione. Come fa a scrivere così bene? Avrà letto dei libri in più di te che fai le rime con cosa, casa e rosa. Per dire. Quindi è quello, prendete la cosa com'è, se non vi piace non guardate, se volete insultare insultate, io dirò sempre quello che penso. Il discorso è il linguaggio, il modo di porsi con le persone, il modo di farsi vedere che non hai paura di confrontarti con una realtà che è sicuramente più grossa della tua. Siamo riusciti davvero a trasmettere quello che era il discorso di non me ne frega nulla di dire quello che penso, perché erano talmente assuefatti dalla roba di plastica, dalle Instagram stories fatte ad arte, dall'intervista finta, dal video di plastica, dal personaggio che era esattamente l'opposto di quello della vita vera. Quando hanno visto noi che non ci vergognavamo a far vedere le prese di casa che cadono, che non avevamo i soldi per il vestito bello, che facevamo le reaction con i buchi nelle scarpe, non ce ne fregava un cazzo di essere belli, fighi, cool, qui ascoltiamo la musica che va, i vestiti che vanno e siamo nel giro dell'aperitivo di Milano con i VIP che contano, hanno visto che a noi sta cosa
non ce ne frega proprio niente. Siamo così, siamo contenti di essere così e quindi cerchiamo anche di dire ai ragazzi che non devi essere per forza figo per essere una persona che vale. Le reaction è proprio la cosa che mi sta più sul cazzo del mondo, perché infestato YouTube, che era un territorio che a me piaceva un botto starci su YouTube. Solo che mo per ogni video ci stanno 27 reaction di sti personaggi che io proprio non li sopporto, sti bambocci che stanno dentro casa tutto il giorno a dire la loro su qualsiasi cosa. Gliele facessero fare a personaggi fighi sarebbe pure un bel format, e tu prendi un personaggio che c'ha cognizione di causa e fa fare una reaction, allora è pure figo, dove ci fai un attimo un'inchiesta sopra, così delle cose più fighe, però messa così è veramente letale. Il rapper che se la prende perché gli dico minchia che canzone di merda che hai fatto, ed è magari uno dei rapper più fighi del momento, se ti dico che hai fatto una canzone di merda è perché so che hai fatto 100.000 canzoni belle, non pretendere che ti dico bravo, bello, buono sempre a prescindere perché hai un nome, perché se io vado da Canavacciuola a mangiare e mi porta la pasta scotta, non ti dico che è buona sta pasta scotta perché me l'ha fatta Canavacciuolo, ti dico Canavacciuolo hai fatto una merda. Poi mi tira una pacca, però intanto le ho prese, ma gliene ho dette. Poi chi sei tu per giudicare? Io sono l'utente medio, quello che ascolta, quello che ti mette il like, quello che ti dà i soldi, quello che grazie a quelli come noi che ascoltano e che parlano di te, tu puoi fare la rap star in giro per l'Italia. Tutto il fenomeno dei commentatori, no? Delle rap reaction, di quelli che badano all'outfit del rapper, quanto costa il tuo outfit. Fondamentalmente sono i nuovi trasmettitori culturali. Il rapper è un generatore di cultura, quindi tu voglia o non voglia è quello che parla, che rappresenta la cultura del nostro tempo. Quindi anche la catena, anche, so che può sembrare una roba strana, cultura non vuol dire accademico, però è questa cultura urban. Il rapper è un generatore di cultura. Questi, quelli che fanno rap reaction, gli youtuber che fanno i commenti, sono fondamentalmente, so che può sembrare una roba allucinante, il nuovo giornalista. Perché trasmette il messaggio e lo traduce al pubblico. Gli dice guarda che è così. Lui ha detto questo perché ha detto, poi può sbagliare, può sembrare, alcuni che fanno le rap reaction sono molto, come dire, esuberanti, però di base è quello, è colui che riporta la cultura generata dall'artista al pubblico che glielo spiega. E quindi per quanto poi si voglia o non si voglia, sono quelli che probabilmente andranno a sostituire, oppure andranno loro a immettersi nel mondo del giornalismo, nel mondo della televisione, e quindi faranno un passaggio al mainstream, ai media più grossi, che non siano YouTube, che non siano internet. Il discorso a un ragazzo arriva soltanto nel momento in cui io mi espongo in una determinata maniera. Se io, per fare lo stesso discorso che ti ho fatto in questo momento, quindi del fatto che tu non hai il vissuto, te lo dico in questa maniera, beh, tu non capisci un cazzo, sei un figlio di puttana, che cazzo ne sai, sei appena nato, che cazzo ne vuoi sapere te di come vi gira il mondo, sei una merda, vatti ad ascoltare quella merda che ti ascolti di solito. Al ragazzino gli arriva. Al ragazzino arriva questa cosa qua, è la chiave di lettura, è quello che non possono fare i professori nelle scuole, perché non possono permettersi di avere un linguaggio giovane, decontestualizzando il linguaggio, che è troppo violento per un determinato tipo di pubblico, però parlando come loro. È perché è bello che loro si fanno una loro opinione, noi diamo la nostra con le nostre motivazioni, però diciamo sempre, se ti piace ascoltalo, però capisci perché ti piace, non ascoltarlo perché lo ascoltano tutti, devi avere le tue opinioni, non devi avere le mie opinioni, devi avere le tue, ascolti la mia, se ti vuoi ascoltare la mia opinione, ascolti quella degli altri, ma poi devi farti la tua, non devi dire sto con quello e ripetere tutto quello che dice quello, fatti la tua. Il fatto che finalmente è facilissimo fare musica ha trasformato un sacco di ragazzi in quello che dici tu, cioè in imprenditori della musica. Siamo diventati come in America. Avere la possibilità di scegliere chi vuoi ascoltare senza dover subire passivamente quello che ti passano le radio, quindi tutte le piattaforme di streaming, ma anche YouTube prima, indubbiamente hanno aiutato, perché tu hai a disposizione tutto. Questo da un punto di vista è buono, da un punto di vista no, perché inevitabilmente la soglia di attenzione si è abbassata, perché tu senti una cosa, c'è talmente tanta offerta, che senti questo, ah sei figo, quest'altro, ah ok. Però è anche vero che permette a tanti ragazzi di potersi avvicinare in maniera autonoma alla cosa. Cioè senti una roba, non ti piace, ne cerchi un'altra, poi ne cerchi un'altra, è molto più facile la ricerca, c'è molta più proposta, e questo consente a tanti artisti di emergere. Questa nuova cosa, no, che i rapper quasi tutti esplodono prima sul web e poi arrivano in major,
o arrivano in un'etichetta, se non arrivano in mezzo. Ci sono delle etichette indipendenti che però fanno molto bene in Italia. Trovo che sia la cosa più naturale oggigiorno. Forse la cosa non naturale è il talent. Dove vieni spinto, dove vieni forzato, dove quello ci sta simpatico, quello poi gli facciamo scrivere sto pezzo, vai in radio, poi però l'anno dopo sei scomparso. Secondo me è necessario, è la nuova gavetta fondamentalmente internet. Una volta ci si andava, ci si scannava freestyle, ci stavano anche due pattoni in faccia, perché era bello, tanto eravamo quattro gatti, e poi magari un giorno uno finiva in mezzo. Il rap, la trap nasce comunque dalla crew, cioè da una piccola cerchia di persone che sono intorno all'artista e che quindi generano sostanzialmente una piccola azienda. Una piccola azienda in cui l'artista è sostanzialmente il progetto e quello poi è sinonimo già di indipendenza. È già sinonimo di in qualche modo protezione rispetto a un'industria che per tanti anni ha detto quale canzone o quale brano doveva essere inserito nell'album o meno. Cose che vengono da assoluti indipendenti diventano dei mega fenomeni, per dirtene una, prendi Dark Polo Gang, per dirtene, loro sono cominciati da soli, sono diventati dei mega fenomeni e ce ne sono sempre di più di questi ragazzi che fanno così, che partono da soli e poi le major li corteggiano, alcuni riescono a prendere, alcuni vanno avanti da soli. Quindi sicuramente nell'ambito musicale il filone, la facilità di operare e l'ambiente che si è creato hanno fatto in modo che tanti si uscissero dal bozzolo e iniziassero a volare da soli. Adesso l'indipendenza è una scelta, però è anche una necessità, perché comunque quando un artista viene fuori, deve venire fuori da solo. Cioè è rarissimo che un ragazzo a 18 anni abbia un contratto con una major che ti paga tutto, che ti copre le spalle, diciamo. Devi comunque prima farti riconoscere da solo. E sei più interessante, questo sì. Sei più interessante perché il tuo prodotto è più interessante. Prima l'etichetta andava a prendere un artista e lo costruiva da zero. Ora questa cosa si è totalmente persa, ora gli artisti sono loro che devono muovere il culo, devono farsi conoscere, devono farsi riconoscere per avere delle skills o delle capacità o non soltanto legate ai numeri, però hai la possibilità di uscire da solo e di dimostrare che hai da dire la tua. La cosa più naturale, secondo me, è anche la più giusta, la cosa più democratica possibile, è il pubblico che sceglie. Se fai tanti numeri o quella roba, il pubblico piace. O se è un fenomeno creepy, oppure il pubblico funziona. Oggi questi ti portano un album già finito. A mio avviso oggi l'artista con la crew conosce perfettamente il suo fan. È in questo concetto ed è proprio la fondazione dell'indipendenza. La crew è il fondamento dell'indipendenza. Questi artisti per tanti anni non sono stati nemmeno ricevuti dalle grandi major. Oggi sono inseguiti perché si sono appropriati di una fanbase, comunicano direttamente, quindi sono sostanzialmente un prodotto che ha grande appeal per una major. La cosa migliore per un artista è avere comunque sempre un personal, qualcuno di fiducia, un suo amico d'infanzia, una persona di cui si fida estremamente, con cui interfacciarsi quotidianamente per tutte quelle che sono le problematiche, e poi avere un management che si occupa di curare i suoi interessi e di fargli guadagnare dei soldi, questa sarebbe l'idea, e di farlo crescere nel migliore dei modi o portarlo a raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi. In un periodo in cui il mondo non ti offre tanto, non ci sta tanto lavoro, gente che studia si ritrova a fare lavori per cui non ha studiato, rimane delusa. Penso che sia importante riuscire a diventare l'imprenditore di te stesso, l'azienda di te stesso. Io personalmente ho fatto tanti di quei lavori, de merda e non, che sapere che so il capo di me stesso, cosa mi gratifica da morire. Siamo modello in quello, modello self-made. Noi siamo self-made proprio per quella roba di internet di cui parlavamo prima. Cioè io non sono stato spinto, non è che un'etichetta, come magari succedeva negli anni 80, ha trovato per caso uno che vagamente sa cantare, vagamente bellino, e allora ha detto allora i testi te li scrive quelli là, quel tipo là, l'autore nostro, e tu li fai, e tu li canti, così diventi superstar. Non è così, noi siamo veramente self-made, quindi però è positivo, no? Questo è un bel modello.
mettiti in gioco, gioca, non stare ad aspettare, perché se le robe se ne vanno. Io credo che magari potrebbe cambiare le cose, potrebbe dare una luce, no, da seguire a tanti. Se il mio lavoro può influenzare la nuova generazione di italiani, me lo auguro. Non posso dirtelo con certezza, però tutto il rap, tutto il business, tutto il movimento che ruota intorno al rap ha una forte spinta self-made, no? C'è sempre stata nelle canzoni degli artisti, nei testi degli artisti, la rivendicazione di dire io vengo dal niente, sono arrivato qua, ce l'ho fatto, ho fatto i soldi, ho comprato casa a mia madre, ho comprato la macchina grande, ho la collana d'oro, l'orologio, che è un po' dire vengo dal niente, ce l'ho fatta. E mi auguro che tutta questa roba possa essere una spinta ai ragazzi per far bene, ai ragazzi per muoversi, per avere voglia, con tutti gli ambienti, anche affrontare la scuola con un atteggiamento diverso, non con un atteggiamento passivo in cui si vado perché devo andare, affrontarla per cercare di prendere quello che è buono, quel poco che di buono ti può dare la scuola italiana, e affrontare il lavoro con la voglia di crescere, non accontentarsi, e solo così devi essere disposto a sacrificare qualcosa se vuoi ottenere dei risultati nella vita. Mi piacerebbe che diventasse un modello per tutti i ragazzi delle nuove generazioni questa attitudine, no? Sicuramente influenzo chi mi ascolta, perché parlo della mia vita, delle mie esperienze, delle mie idee, e quindi comunque in un modo o nell'altro le influenzo. Certo, un artista che non dice niente non influenza. Credo che comunque questa cosa del cielo, di puntare in alto, possa essere uno stimolo nel piccolo. Cioè, se questo è un po' quasi un dovere da parte nostra. Sì, credo che se dobbiamo cambiare le cose, ora è il momento. Al giorno d'oggi, se vuoi fare una cosa, la puoi fare. Puoi fare quello che vuoi, cioè puoi partire da zero, da meno di zero, arrivare a essere il capo di tutti. Noi trasmettiamo un messaggio e i ragazzi magari credono molto di più a noi che a un politico al giorno d'oggi. Se tu hai voglia di fare, te la porti a casa, cioè è così che la penso io. E si vede, perché chi ha voglia di fare viene fuori. E questo è l'esempio che cerchiamo di dare noi. A Londra 6 anni fa, quindi nel 2012, ma io già ci vivevo da 10 anni. Già quando stavo nei Cosanghi io pensavo sempre, vabbè, prendo un po' di soldi, comunque li investo nel ristorante, perché poi non si può mai sapere la musica come va, almeno c'è una cosa così, che poi quando non farò più musica mi darà da vivere. Insomma, ho sempre avuto questa idea qua. Poi la musica è andata avanti. Io credo che quando sei una persona creativa, con delle idee comunque forti e hai il senso lucido di quello che è possibile fare, di quello che non è possibile fare, io penso che tu possa fare tutto. Io non sono una di quelle persone che crede che nella vita bisogna fare una cosa e farla bene. I veri milionari, i veri billionaires hanno vari business, non ne hanno solo uno. Non puoi fare miliardi con un solo business, cioè è difficile, capito? Io sono uno che ha bisogno di varie energie, di sprecare energie in varie cose e poi prenderne per buttare poi tutto nella musica, capito? Non posso solo vivere di musica, non mi dà tutte quelle esperienze che mi danno le altre attività. Io partecipo veramente alle mie attività, poi c'ho la linea di abbigliamento, ma stiamo facendo l'etichetta, ma stiamo facendo un network tutto nostro, una radio tutta nostra, un canale TV tutto nostro, insomma. Voglio cimentarmi in varie cose perché mi danno energia. Sono alla ricerca, ma da tanto, di cosa faccio poi, ma non voglio stare nell'ambito, fare un'etichetta, tipo, non mi interessa. Non ho questo interesse. Poi magari poi la faccio, ma non è la prima cosa, cioè prima investo in qualcos'altro. Non c'entra niente in questo mondo. L'etichetta, sì, alcuni la fanno, abbiamo anche in Italia degli esempi. A me non è mai interessato in realtà seguire un altro artista. Lo seguo me. Anche perché sai, la roba che io so che cosa dovrebbe fare, cosa succederebbe se quel mio artista mi è sotto e poi mi vuole superare, e dice no, già sono io l'artista, non funziona così, però non è giusto, capito? Allora che firmo, un po' più giovane di me per poi bloccarlo quando deve fare il salto, non ha senso, capito? Non lo faccio proprio. Però poi magari un giorno mi verrà e mi dirò no, questo lo devo seguire io a tutti i costi, io sono manager, e allora farò anche quello. Io tieni conto che ho un marchio registrato mio, di acqua, che ho messo su 3 anni fa, più o meno. Ho una vetrina sui Navigli, che mi permette di avere una certa visibilità. Non mi interessa vendere, mi interessa far vedere che esisti, capito? Che ci sei, perché è importante posizionarsi. Uno crede talmente tanto in quello che fa che poi da quello che ne ottiene, crea ancora. Ed è bello vedere che artisti
firmino altri artisti. È bello vedere che uno si crea la sua marca di vestiti, che poi funziona o non funziona, non conta. È bello vedere che la gente faccia, capito? Qualsiasi sia l'interesse che poi hai, investire nel futuro. È sempre stato, io investo su me stesso, sono arrivato qui, sto facendo questa intervista ora perché investo tutti i giorni su me stesso, non per altro, non ci sono altri motivi. Perché quando i miei amici andavano a spendere 20 euro per andare a farsi una serata a Milano, io andavo in studio a registrare con 20 euro. Ho investito su me stesso e oggi ti torno indietro tutto. Come oggi sto investendo su me stesso sotto altri punti di vista, e domani ti tornerai indietro, si spera, poi lì sta a te se lavori bene o se non lavori bene. Però è bello vedere che tutti si impegnino per fare qualcosa di più.